Ciao a tutti ragazzi, sono Simon Cingerosso ed oggi sono qui a parlare del perché molti giocatori vanno via dallo Schalke 04 a 0. E non stiamo parlando di giocatori qualunque, stiamo parlando di Matip che gioca titolare a Liverpool da un anno e mezzo, stiamo parlando di Kolasinac che gioca all'Arsenal con continuità, nello scacchiere tattico di Arsène Wenger che comunque prevede sulle fasce gente come Bellerin e allo stesso Bosniaco, e stiamo parlando di Goretzka che ha già firmato con il Bayern e sarà del club bavarese dal prossimo 1 luglio e con ogni probabilità si unirà alla squadra di Henkes anche Maximilian Maia. Il danno economico di questi giocatori è evidente, però molti tifosi anche dello stesso club della Ruhr si stanno chiedendo il perché questi giocatori non rinnovino mai il proprio contratto. Uno è diciamo che lo Schalke non vuole offrire contratti troppo diciamo costosi ai propri gioiellini e questo provoca un danno economico evidente perché se tu alzi, non dico che Goretzka ti chiedeva 10 milioni all'anno, ti chiedeva 3 milioni all'anno e perciò ne prendeva circa uno, quasi uno e mezzo. Perciò se non è che lo devi alzare tantissimo e questo ti ha provocato diciamo, il rinforzamento di un'avversaria già fortissima e troppo forte per il campionato in cui milita. Perciò molti giocatori di questi sono andati a fare le fortune di altri club e magari aggiungendo qualche soldo, qualche milioncino, potevi veramente avere una delle squadre più forti e competitive di Germania. Per capire ciò basti pensare a quali talenti ha sfornato nel proprio vivaio. Parliamo di Neuer, di Draxler, di Sané, di Özil, di Kolasinac, di Ovedes, ma anche di altri, ora non vi posso dire tutti. Il maggior motivo, oltre al fatto che non voglia offrire contratti troppo costosi, è anche il fatto che non vince niente dal 2011, quando vinse la Coppa di Germania, e che non si qualifica nella UEFA Champions League, nella maggiore competizione europea dalla stagione 2013-2014. Quindi è un motivo abbastanza evidente, però la soluzione se la potrebbero trovare già in casa, con Domenico Tedesco, l'allenatore appunto del club di Gelsenkirchen, che sta facendo un'ottima stagione, fino a qualche tempo fa era secondo, ora è scivolato in zona Europa League, però sono tutti appollaiati su quei 3-4 punti di distanza, quindi è un continuo scendere e salire, e ce la potranno fare senza alcun dubbio, anche scavalcando, secondo me, i divari del Borussia Dortmund, che non sono affatto in un ottimo stato di forma. Io spero di essere stato chiaro per chiarirvi, scusate la ripetizione, questo fatto abbastanza curioso. Il video è piaciuto al canale, un mi piace, commentare e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!